Una denuncia forte perché siamo ultimi in Italia. Appena 20.000 persone sono state vaccinate su una popolazione di 1.300.000 abitanti, pari all'1,55%. Denunciammo già nel mese di dicembre, in quinta commissione durante il bilancio, che la grande sfida del 2021 era appunto quella della programmazione del piano vaccinale per quanto riguarda il Covid-19. Siamo in ritardo su tutto, una regione lenta, ferma, senza un vero e proprio programma vaccinale. Abbiamo fatto richieste, accesso agli atti e non abbiamo né tempi certi di quando si concluderà la fase 1 con tutte le persone che già si sono prenotate, né iniziative per allargare la manifestazione di interesse. Soltanto la metà della popolazione ultra ottantenne si è prenotata, quindi bisogna fare una comunicazione forte da questo punto di vista. Non abbiamo nulla per quanto riguarda la fase 2, dobbiamo arrivare al 70% di vaccinazioni entro il 30 di giugno. Di questo passo, ed è tutto verificabile online, noi concluderemo, arrivando a questo obiettivo, la vaccinazione solo nel 2024. È gravissimo e inaudito questo ritardo. Cosa proponiamo? Intanto chiediamo a Marsilio di incominciare la seduta del Consiglio regionale del 23 di febbraio illustrandoci il piano per la vaccinazione. Vogliamo parlare prima del piano vaccinale e poi di tutto il resto. In secondo luogo chiediamo che in questo piano ci sia con certezza, ci siano con certezza il numero dei centri vaccinali, il numero degli operatori, ce ne vogliono oltre 10 per quanto riguarda ogni centro tra operatori amministrativi, professioni sanitarie e dirigenti medici. Vogliamo sapere quali accordi con le associazioni di categoria intendano intraprendere, noi li proponiamo con le farmacie e i medici di medicina generale per allargare la copertura. Vogliamo sapere cosa intendono fare delle eventuali vaccinazioni a domicilio e quali sono tutti gli obiettivi, le categorie, i cluster, i target della popolazione per arrivare rapidamente, come nelle altre regioni italiane, ad arrivare alla più larga e diffusa vaccinazione della nostra popolazione.